Buongiorno a tutti. Nel video di oggi parleremo delle caratteristiche di alcuni dei reticoli delle ottiche Kahles. Il reticolo AMR, Advanced Milling Reticle, il reticolo SKMR3 ed R4 e il reticolo MSR-KI. Sono reticoli presenti sia nelle ottiche K525i, nella K624i e nella K525i Dynamic Long Range. Il sistema di avvicinamento luminoso di una pista di atterraggio strumentale fornisce al pilota delle informazioni molto utili per gestire al meglio la fase finale dell'avvicinamento ed ha delle analogie con il reticolo di un'ottica, perché anche all'interno dell'ottica il reticolo è in grado di dare informazioni al tiratore per gestire al meglio le fasi di tiro per le eventuali correzioni o per stimare ad esempio la distanza di un bersaglio utilizzando i riferimenti del reticolo, ed è per questo che il tiratore deve conoscere in maniera approfondita il reticolo dell'ottica montata sulla propria arma. Allora, il primo reticolo che analizziamo è l'MSR-KI. È un reticolo essenziale che comunque ha tutto il necessario per poter effettuare il tiro di precisione. È più orientato ad un tipo di tiro, diciamo, tattico militare più che altro che per una competizione sportiva, però diciamo che ci si può anche aggiustare. Abbiamo tutto ciò che ci serve, ad esempio in questa zona qui abbiamo il riferimento del 1000 diviso 5, per cui ogni tacchetta vale 1.2, e questo è il minimo sindacale per poter cercare di effettuare la stima di un bersaglio tramite il reticolo, perché il 1.2 aiuta. Se dovessimo utilizzare solamente le tacche dal mezzo mil al mil diventerebbe molto più difficile, perché man mano che la distanza aumenta non è così semplice poter effettuare questa operazione. Se vogliamo essere ancora un po' più precisi, abbiamo in questa zona qui, abbiamo questa L rovesciata, dove ai vertici abbiamo il 1000 diviso 10, per cui ogni tacchetta vale 0.1, e lo abbiamo anche qua. Questo che cosa ci aiuta? Ci aiuta ad essere più precisi nella stima della distanza, perché possiamo avere il riferimento dal nostro reticolo da sovrapporre al bersaglio con delle tacche minime di 0.1, e questo aiuta e non poco. Il centro del nostro reticolo è illuminato e vale 1000 in elevazione e 1000 in deriva. Altra cosa importante è che possiamo vedere qua, abbiamo 10.000, 10.000, qui sono 10.000 e qui sono 10.000, per cui se dovessimo comunicare con l'osservatore o con un altro tiratore, avere dei riferimenti precisi aiutano, perché uno può dire vai 10.000 a destra e spostati 5.000 sopra per trovare il bersaglio. E diciamo che il reticolo ha anche questo tipo di utilizzo. Ultima sezione è questa. Questa sezione è propriamente orientata ad un tiro militare, perché questi riferimenti hanno delle dimensioni standard, e cioè per quanto riguarda la parte trasversale vale sempre 50 cm e da ogni singola stadia a questo riferimento un metro. Per cui se io inquadro, ho un bersaglio che ricade nelle dimensioni di 50 cm per un metro, oppure ho solo i 50 cm o ho solo un metro, ad esempio la dimensione media delle spalle di una persona è 50 cm, la zona della testa alla zona inguine vale un metro, per cui se io mi trovo ad avere un bersaglio che ricade in questa zona qua, ecco qua, io so che dalla testa all'inguine vale e mi ricade più o meno qui, la distanza è 400 metri, se ricade qui è 500, se ricade qui è 600, qui è 900 e via così. È un bersaglio per un tiro rapido,
un tiro, il cosiddetto tiro in holdover, ma non ha, ha un difficile impiego per ciò che riguarda la componente sportiva. Per cui diciamo che l'MSR-KI si può utilizzare anche nelle competizioni sportive, ma è più un reticolo improntato per un'altra disciplina, come ad esempio le gare tattiche militari. Parliamo ora del reticolo AMR, Advanced Milling Reticle. È un reticolo particolare perché il centro del reticolo è stato spostato, nel centro dell'ottica, è stato spostato di 2 mm verso l'alto. Questo per consentire di avere più mil nella parte bassa per poter effettuare tiri in hold, avendo la possibilità di sfruttare più mil. Può sembrare un reticolo invasivo, ma non lo è. Non lo è perché tutti questi singoli quadrati, che valgono un mil per ogni lato, con ogni punto che vale 0.2, l'impatto è meno brutto di quello che può sembrare. L'ho utilizzato più volte e nella zona dei bersagli non dà per niente fastidio, anzi consente di valutare meglio parecchie cose. Rispetto al reticolo dell'MSR, come vedete, abbiamo anche più mil per le eventuali correzioni, perché abbiamo 10.000, 15.000, 10.000, 15.000 e sotto ancora di più. Per cui è molto semplice poter valutare nella comunicazione tra tiratore e osservatore, essere più veloci nella ricerca di un bersaglio e soprattutto molto più rapidi per valutare il singolo impatto in base a come vediamo l'impatto sul terreno, perché nel precedente reticolo dovevamo mediare noi considerando i riferimenti sull'asse trasversale e sull'asse verticale, mentre qui abbiamo rapidamente possiamo valutare senza cercare di mediare guardando questi riferimenti, perché qua vediamo che siamo 0.2 basso, 0.2 a sinistra, qui abbiamo il 3.3, 4.4, abbiamo molti riferimenti che ci consentono di essere rapidi nella valutazione. Se vogliamo fare la stima della distanza, abbiamo sempre i classici 0.2 in ogni zona del reticolo e, ancora meglio, in altre zone abbiamo il 1000 diviso 10. Abbiamo il 1000 diviso 10. Lo possiamo vedere tranquillamente perché, vedete, per 3000 pieni abbiamo ogni tacchetta vale 0.1, per cui se vogliamo fare la stima della distanza riusciamo a farla in maniera molto molto comoda e precisa. Il centro del reticolo è illuminato, per cui abbiamo un 1000, un 1000, un 1000 e un 1000, anche questo, e all'interno qui si vede male, ma il centro ha un buchino, per cui ci consente di essere molto precisi. Se vogliamo fare un tiro molto curato, ad esempio per fare un azzeramento molto più preciso, in questa zona qui abbiamo sempre quello che avevamo anche sull'MSR-KI, e cioè le singole stadie che sul trasversale valgono 50 cm e da qui a qui un metro. Per cui se il mio bersaglio è largo 50 cm e ricade in questa zona, so che è a 400 metri. Se ricade qua, so che è a 500 metri, 600, 700, 800 e via così. È un reticolo che si presta sia per il tiro sportivo sia che per il tiro militare, e la particolarità è anche di avere tutti questi piccoli quadrati, è che se ad esempio dovessi fare un tiro con il fucile inclinato a 90 gradi mi aiuta molto, perché è un tiro che solitamente viene fatto in hold, e avere la possibilità di vedere esattamente il punto in cui devo posizionare il reticolo può aiutare non poco. Per cui diciamo che la parte bassa è la grossa innovazione per questo reticolo, più tutte le altre caratteristiche, e come vi ho detto l'impatto visivo non è così brutto come può sembrare a prima vista, perché tutti i reticoli, tutti questi piccoli pallini sono molto ben visibili sul nostro bersaglio. Ad esempio qui possiamo vedere una zona, vedete, la zona del target,
noi vediamo un target e vediamo i pallini sotto, i reticoli non sono così invasivi come possono sembrare. Vedete? Parliamo ora del reticolo SKMR4, che è l'evoluzione del reticolo SKMR3. Sono simili, ma questo qui ha qualche piccola differenza e ha qualche piccola miglioria. Diciamo che abbiamo sempre la presenza di questa specie di albero di Natale che ci consente di poter valutare sia l'impatto del proiettile per quanto riguarda l'elevazione e la deriva, sia per effettuare i tiri in hold. Abbiamo, come potete vedere, su tutta la stadia abbiamo il mil diviso punto 2 e anche punto 1, punto 2, punto 2, punto 1 ed è mezzo mil, poi riprende punto 1, punto 2, punto 2, un mil, per cui ogni stadia grossa vale mezzo mil, 2, 2, 1. Per poter fare la stima della distanza possiamo usare sia il punto 2 con i vari punti 1 e comunque abbiamo sempre in questa zona qui abbiamo il nostro 1000 che è diviso per è la stessa cosa sul verticale, che è diviso per 10, per cui abbiamo il nostro 1000 con il classico punto 1 se volessimo andare a fare la stima della distanza. Non abbiamo più la presenza di quelle stadie fatte per il tiro del bersaglio di 50 cm e un metro, però la stima della distanza la possiamo fare lo stesso. Abbiamo il centro del reticolo, che qui ha un piccolo pallino che si vede poco, che vale 0,035 mil, per cui 0,3 cm, poco più, che ci consente di fare un accurato posizionamento del reticolo se vogliamo fare un azzeramento molto preciso. Diciamo che è un reticolo che si presta molto bene per il tiro sportivo, infatti è montato sulle K525i e sulla Dynamic Long Range. Ecco, queste sono le misure che vi ho appena evidenziato, sono le misure minime che considero importanti da ricordare. Poi abbiamo anche questa, ad esempio questa, noi possiamo, come anche negli altri reticoli, che la larghezza della singola stadia vale 0,25 mil, per cui 2,5 cm a 100 metri. Qui abbiamo i 3 cm. Sono tutte cose che, insomma, se uno se le ricorda bene, ma l'essenziale è sapere le misure macro, per cui il 1000, il punto 2, il punto 1, che è quello che ci serve sia per la stima della distanza che per valutare il nostro impatto. Le differenze maggiori rispetto all'SKMR3 le possiamo vedere qua. Come vedete, l'SKMR3 ha in questa zona ha il mezzo mil, un mil, mezzo mil, un mil e solamente in questa zona qui ha il mil diviso 10, però non ha da nessuna parte riferimento sul punto 2, mentre è presente nell'SKMR4. Questa è una delle cose principali. Bene o male sono tutti e due reticoli che si possono prestare tranquillamente per il tiro dinamico, per cui vale per le Dynamic Long Range, le PRS e altre discipline analoghe. È un reticolo specifico per questo tipo di tiro, diciamo che non rimpiango l'Advanced Milling Reticle. Certo, ogni reticolo ha la sua particolarità, ha la sua specificità, e per cui il singolo si deve adattare e utilizzarlo per quello che gli serve, ma è fondamentale che le misure minime, quelle più essenziali, vengano ricordate dal tiratore. Poi non c'è un reticolo migliore di un altro, ci sono reticoli specifici per determinate attività ed è il tiratore che deve provare, perché ogni occhio è diverso e ogni tiratore ha un approccio diverso al tipo di tiro, per cui sono reticoli che vanno provati e poi dopo sarà il tiratore a scegliere quello che fa più al caso suo.